Eccolo qua, il primo pallone lo gioca Roberto Russo. Vediamo la risposta, la prima, De Cecco in bagher. L'attacco d'Osmani Vantorena sul nastro e poi su Leon. Leon attacca il suo primo pallone e lo mette giù. Il primo punto è precisione, convinzione, potenza per Wilfredo Leon, che tira forte e trova il primo ace. L'ottavo punto già l'ace. Scappa, se ne va via. Leal, non è leale nei confronti di Balaso, anche perché questa è una traiettoria che va presidiata. Manzani, il suo turno in battuta, diagonale su Plotinski, Travizza lo serve, Plotinski con il mancino, attacca sul muro, Osmani Vantorena fa ripartire l'azione, De Cecco, primo tempo di Simon. Video, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi, muro di contenimento e ora un primo tempo da paura. La del Monte, Coppa Italia, Travizza, il primo tocco sempre morbido, questa volta è bravo Balaso sul Russo, attacca Leal, ieri è stato il migliore in campo per quanto riguarda la Lupe, Travizza è un bagger rovesciato, attacca Leone, arriva un grande muro. Pogali. Osmani Vantorena, De Cecco, primo tempo di Simon e Simon. Ah, Russo deve muoversi per cercare di seguire il centrale, ma rimane dalla parte della rete perché... Leal, abbiamo detto, uno dei migliori ieri. La schiena di Leal. Non va mai eseguita una situazione di questo tipo, soprattutto per un giocatore, anche se sei plastico, anche se... De Cecco, 13-10, verso Leon. Travizza serve Leon, l'attacco di Leon, controlla Balaso, sta difendendo tanto. Attacco d'Osmani Vantorena, arriva un muro, ridà Vitanova, Terhorst, forte sempre su Balaso. Luciano De Cecco cerca Reglischi, che non sto sbagliando niente. È una difesa aerea, lo rivediamo. Finisce anche in rete, Amil perfettamente da Simone. Simone Anzani, palla cortissima, Plotinski di nuovo, Travizza lo serve, Plotinski con il mancino, la palla in campo, il muro c'è di Vitanova, riprova Travizza, ancora Plotinski. E il muro, ancora una volta, verso Leal. De Cecco, la pipe di Osmani Vantorena si mette in moto, disposta sicuramente meglio nella fase di muro e difesa, ora cambia di nuovo la strategia lavorando su una pipe dietro, non chiama più Osmani davanti, il Russo aveva molta paura di questo tipo ovviamente di pipe, la Russo raga, Travizza nastro e poi Osmani Vantorena, Luciano De Cecco, l'attacco di Leal perfetto. Un'altra palla, precisissima, tanta strada lasciata aperta, troppa in anticipo da De Rost. Giocatore come Leal che ha cambiato nel corso di questi anni grazie a Civitanova. Forte sempre su Max Golaci, Travizza per Plotinski, attacca perfetto Plotinski, palla pulita. Perfetto, preciso, una buona traiettoria, mezzo al muro, preciso, prende dei rischi Oleg, ma è Leal che non riesce ad entrare bene dentro con quelle mani, mancino Bisogna cambiare completamente il modo di muovere. Difficile di infortunio per questo giovane innesto di Perugia. L'attacco di Reglischi. Ci prova Simon. È praticamente senza muro perché Solera ancora con i piedi per terra. Non ha avuto paura ad andare a prendersi questo pallone chiudendo l'angolo su una buona palla smarcata senza muro. E poi arriva una sentenza. Un attacco da riscaldamento. Non sono nello stesso girone di Champions. Attacco da parte di Plotinski, è molto bravo perché va a trovare il diagonale. Andandosi ovviamente nella parte centrale per creare problemi, vista la massima attenzione nei primi tempi di Sebastian Sole, inserisce una buona pipe, ripeto, set precedente 60% di positiva, 45%. La domanda non ha risposto di Lenin De Cecco, l'attacco di Osmani Vantorena con una grande pipe per il porta avanti. Pipe dietro, è la seconda della partita che libera completamente la traiettoria che sarebbe dovuta. Urbano. Serve su Max Golaci, Travizza, primo tempo di Roberto Russo, c'è il punto perché c'è la risposta di Balaso, deve tagliare il campo De Cecco, l'attacco d'Osmani Vantorena questa volta è velocissimo perché c'è un olandese verso Jant, De Cecco per Reglischi, attacca Reglischi e Reglischi fa il suo compito, Solé, argentino verso Osmani Vantorena, primo tempo di Simone Anzani che 16 per... percepita, no, Manzani serve a fil di rete, l'attacco di Leon e si prende un muro, l'errore di Coppa Italia. Piccinelli, Travizza per Leon, l'attacco di Leon questa volta non sbaglia questa partita. Osmani Vantorena, De Cecco, primo tempo di Simone, il muro c'è, molto bravo Roberto Russo. Osmani Vantorena, il muro di Roberto, molto le cose, s'allunga Jant, De Cecco lo serve, Jant attacca, Jant poi prende il muro e poi difende, poi Reglischi tira forte, Travizza in bagher, Roberto Russo in bagher, Leon può rispondere, Civitanova con Jant che attacca ma si prende un altro muro da Leon, nastro e poi Balaso,
De Cecco, attacco di Reglischi, perfetto recupero di Novan in questo set, diagonale su Terors, 3 metri per Travisa, attacca Brutischi, si inarca perfettamente sul due pari, serve verso Smani Vantorena, Luciano De Cecco, ancora il pallone a Leal che trova il punto numero Zani, 3-2, il vantaggio della Lube, Plutischi ricezione, la Cantravizza per l'Ucraino che mette giù Plutischi, Smani Vantorena. Leal questa palla alta di De Cecco, wow. Il salvataggio di Max Colasci, Plutischi deve palleggiare, una palla per Leal, la mette sopra il muro, Reglischi in protezione, De Cecco cerca ancora Leal, il muro vincente con 7 per parte, si allunga Max Colasci, Travizza offre questo bagger molto all'indietro, quello è Leon che Osmani Vantorena serve su Plutischi, Travizza offre a Leon un pallone perfetto che per Leon. Zimmermann è entrato in campo a servire in diagonale su Leal, De Cecco cerca Reglischi, molto esterno, bravo Reglischi a tagliarla bene su Travizza, poi Leon prova a passare ma c'è una invasione netta su Perugia, Civitanova serve Anzani su Leon, attacco di Plutischi, si salvano in allungo con De Cecco, Plutischi ancora e il muro c'è perché c'è Simon, De Cecco, Simon Anzani in questa sua serie veramente lunga, Travizza per Leon, attacca Leon e arriva un altro muro, mamma mia, russo. Ancora Anzani, Plutischi, Travizza deve trovare soluzioni, Perugia, Leon prova e ancora un muro, questa volta è Leal, forte su Leon, Dragan Travizza, primo tempo di Roberto Russo, contiene Reglischi, De Cecco ha il tempo ad offrire questo pallone, Smani Vantorena ma risponde con un muro che propone in campo, Smani Vantorena verso Max Colasci, Travizza per Leon, Leon attacca un grandissimo... Sì. 3-2 Civitanova, Civitanova che è avanti 2-1 in questa finale. Primo tempo di Sebastia Sole, come al solito questa rotazione eccolo. Molto bella. Serve molto forte su Plutischi, fino al soffitto. Travizza serve Plutischi che però non riesce a chiudere, sporca il muro e fa rigiocare Civitanova. E poi ci pensa Simone, servito perfettamente. Sole, diagonale su Osmani Vantorena. La pipe di Leal, la palla è su già. Sì, sì, sì. Allora... Finalmente si rivede una pipe ed è un buon segno soprattutto perché è stato... Il cubano pronto a servire, forte, guarda un po', beh insomma si prende il premio. Perfetto. Luciano De Cecco sempre a cercare Leon, Travizza, primo tempo di Roberto Russo, sicuramente si sta... Eccolo Plutischi, sempre balaso, Luciano De Cecco per Leal che smarca proprio... come il vuoto per Perugia, ancora problemi per l'assistenza, l'hanno studiata bene con Atanasevic che non aiuta, prova Osmani Vantorena, forza su Colaci, Travizza palla alta per Leon e Leon la mette giù in parallela, 15-8, molto lontana Civitanova, primo tempo di Sebastian Solé, è sempre uno spettacolo quando Atanasevic questa volta serve in diagonale su Balaso, l'attacco di Leal, ancora lui. Il muro di posto 2 non mette la mano sulla palla a filo rete. Era rimasto. Palla corta da parte di De Cecco. Travizza, Plutischi. Sceglie il tempo, rimane tanto in alto. Spike ball, amici. Forza. Sì. Alec Atanasevic, primo tempo di Simone. La palla un pochino troppo bassa, quella di De Cecco. Travizza per Leon. E questa invece è perfetta per il Fedo. Luciano De Cecco con due palloni non precisissimi. Il primo ovviamente su Leal. Questa anche la tesa al centro su Simone. 7 i match point. Serve benissimo Reglischi. Travizza prova lui di seconda. Il tocco di Simone. Balaso. Attacco di Leale, difende Max Colasci, Travizza per Alec Atanasevic, il muro vincente, pensate un po', è a Drava a chiudere la Coppa Italia del 2021, sì. Ma la cosa insomma stranissima è che la formazione di Perugia non è riuscita a reagire, ha trovato un buonissimo...